Bene ragazzi, siamo di nuovo su Dragon Ball Z Battle of Z. Oggi giochiamo la missione 55 nemici riuniti, ovvero Vegeta, Freezer, Cell e Kid Buu, i boss per eccellenza, diciamo. E voglio farvi vedere con Supremo, ovvero quando i suoi poteri supremi vengono risvegliati da Kaioshin nella saga di Majin Buu. Userò 3 Jit come supporto perché questa missione non è facile. O meglio, se imbroccata bene, che picchiamo bene Cell e dopo picchiamo bene Majin Buu, diventa in discesa, altrimenti potrebbe essere un problema. Cosa dovremmo fare? Affrontiamo Vegeta e Cell, non l'ultima versione di Cell e la versione base di Vegeta, quindi è abbastanza facile da sconfiggere, diciamo. E mentre Buu e Freezer sono dietro che guardano. Il nostro obiettivo è prendersi il cuore di Cell. Io continuerò a spammare mossa con L2. Ho letto questo consiglio in un forum per quanto riguarda avvicinarsi al platino, diciamo, e Gohan aveva questa super mossa che io non avevo mai notato, che è devastante. Con L2 si va avanti, non si può essere interrotti, e se i nostri compagni sono come modalità supporto, diciamo, continuano a non ricaricarci l'energia. E infatti se l'è morto, io ho fatto un errore, dovevo uccidere anche Vegeta prima. Adesso in teoria Buu e Freezer cominceranno a muoversi, e uccidere Vegeta per me sarà un pochino più complesso. Perché dicevo che bisogna infilare bene l'attacco su Majin Buu? Perché è quello veramente veramente forte. Freezer non ci darà problemi. Vegeta attacca da lontano ma non è forte. Mentre Majin Buu sì. E quindi già bloccarlo con quest'onda non è male come cosa. E qualcosa mi ha buttato giù, non so bene cosa. Forse il movimento di Majin Buu, io vado giù, sì. Non arriva in tempo Freezer a proteggermi. Ehi Freezer, buonanotte, gitta a proteggermi. Aspetta che ti ricarico. Ecco Majin Buu qui. Dai, con L2. Possiamo seguirlo fino a 2 volte prima che il nostro avversario venga scaraventato via. Come vedete, al secondo colpo è volato. Faccio di prontezza dei riflessi pure la mia, così ribatto la sua. Parliamo di onde energetiche. Trattasi di onde energetiche, qua vado giù di nuovo. Però Kid Buu già è a un terzo di vita. Vedete, questa è l'importanza di poter avere più continui a nostra disposizione. Intanto qui Gita ha fatto un grandissimo recupero salvandomi e io cambio, vincerò la partita. Tanto Gita lo lasciamo morire. Oh cavolo, mi ha bloccato. Non è anche discretamente su veloce, quindi può andare a salvare i compagni. Abbiamo il Genki carico, scordiamo Freezer e gli spariamo una bella onda. Ecco, usare i compagni che curano, usare tante volte L2, cioè le mosse speciali, a parte questa era una finale di uno dei Jit, aumenta molto il Genki. Quindi continuare a premere per fare la mossa unica A, in questo caso ci fa crescere moltissimo il Genki. I compagni curano, anche loro usano sempre una mossa, diciamo le mosse ad energia aumentano il Genki, aiutarsi a vicenda a curare, passare il Genki, tutte cose che ci aumentano. E la barra sopra, ogni volta che la barra tocca una tacchina ci ricarica la mossa speciale, ci ricarica completamente l'energia. A fine missione ci darebbe i punti, ma non ci fa prendere i PP purtroppo. Vediamo se c'è magari una delle due carte che mi mancano. Ancora niente, me ne mancano solo due da trovare, poi le altre dovrò acquistarle per forza, quindi dovrò aspettare che siano in vendita. E boh, durata veramente poco questa missione, potremmo fare anche qualcos'altro insieme. Cosa potrei farvi vedere di veloce veloce? Fatemi pensare. Cosa potremmo vedere di rapido rapido? Potremmo vedere. Un'altra missione che paga tanto. Vediamo se ci riesco. Proviamoci. Questa si chiama la saga dei Saiyan. No, saga dei Saiyan. Saiyan riuniti si chiama. Secondo. Sto registrando. Sto registrando. Si chiama Saiyan Riuniti e affronteremo tutti i vari Saiyan in un primo match, diciamo, e poi le loro versioni Super Saiyan in un secondo. Non puoi andare di là. Il sangue Saiyan, ecco, mi ricordavo male. Allora, cominciamo subito. Riusciamo a togliere Nappa. Rapido e indolore soprattutto per noi. Alle volte sta missione parte che, ecco appunto, cominciano a dare molto fastidio.
Addirittura mi fanno sincro certe volte. Vorrei toglierti dalle scatole, ma posso fosse possibile, grazie. Guarda che mi hai rotto le scatole. Mi dispiace, ma devo picchiarti questo pugnazzo. Scarico anch'io. Vegeta è fastidioso, non è mai forte, però è veramente fast è sempre fastidioso. Vai a fare tutto in giro. Il nostro Radish attivo. Non sta bene però. Dimenticato di mettermi le carte per l'attacco. Gli oggetti bisogna sempre ricordarsi di metterli perché col fatto che vengono consumati. E poi vi dimenticate e giocate senza. Bisogna anche ricordarsi di mettere i compagni in modalità difensiva, così ci aiutano a non salire il Genki. Questo vuol dire PPP, vuol dire più mosse speciali. E qui è la prima volta in teoria che compare Super Saiyan Bardock, che noi in realtà l'abbiamo già visto in un altro episodio. Ecco, qui sono partito veramente male, dovrei cercare di mirare a Goku, perfetto. Dovevo fare questo. Fermi così che siete in fila. Preso Bardock e Goku insieme. Devo dire che quando le partite escono così è una soddisfazione. Eccoli! Questa da Super non me l'avevano ancora fatto. L'ho fatto tante volte con Nappa e Radish, non si sa perché. Fermi così, perfetto. Quando vi dico che usare le mosse speciali, consente di bloccare quelle degli altri, mentre tutto Goku di mezzo non ho mai giocato questa partita così bene. Sicuramente merito dei due git che si fanno, dei tre git che si fanno sentire. Hai caricato intanto la mossa finale. Investiamo Broly con un'onda. Però è abbastanza fastidioso, devo dire. Proviamo a lanciare. Non ho fatto neanche Game Over, si è giocato una super partita qua, eh. Ho giocato questa missione tante volte per far salire dei livelli compagni, ma non ho mai giocata con tre supporti veri che curino, e devo dire ragazzi che è una favola. Adesso posso semplicemente sparare un'onda energetica a Broly fra le montagne, tanto stiamo sta vincendo. Bam, super pugnato, attenzione che arrivo! Bam! E il super pugnato di Gohan, ragazzi, non ce n'è, fortissimo. Patata! 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 No, sono scarico. Mi sono scaricato, presto torniamo al centro della mappa che vorrei inviare il Genki. Speriamo che mi compaia in via di PP perché ne ho tanti. Mi servono tantissimi punti, una valanga per riuscire a finire questo gioco. Una cosa abominevole di punti. Dai, dai. Anche se a metà manca poco. Il tempo è sempre quello, quindi dovete stare attenti che se parte non avete il tempo di inviarlo tutto, se non vi accorgete subito. E niente, adesso vediamo se per caso saltasse fuori una carta nuova, non sarebbe male. Sempre due me ne mancano. Però quel P50 almeno ha un suo senso. Bene, quindi ci possiamo salutare qui. Beh, addirittura due video gameplay perché sono stati veloci. La missione 51 è molto comoda per salire di livello, per ottenere delle carte rare se ancora me ne mancano. Io purtroppo adesso non ho trovate, con questa bellissima luce blu fluorescente data dal menu di pausa. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!